Però bisogna attenzionare molto perché? Perché per evitare lo spopolamento di cui il Presidente accennava prima, vuol dire vitalizzare i territori. Perché un territorio vitalizzato ovviamente è a rischio minore di spopolamento. Popolare un territorio vuol dire creare il presidio, perché i presidi sul food, adesso c'è un gioco di parole, sono di estrema importanza. Ma penso che la cosa più importante da noi è presidiare il territorio. Poi io ovviamente in questo tavolo colgo anche l'occasione per parlare di un fenomeno che il sindaco ha accennato, il fatto che lui ha 50 persone rifugiate, per i quali dobbiamo pensare all'integrazione, perché oggi penso che l'elemento più importante non è tanto l'accoglienza, ma è quella di integrarla. E chi più di un borgo Arbrèche oggi può naturalmente comunicare questo? Perché noi siamo. Dico noi perché sono un Arbrescia anch'io, siamo la dimostrazione vivente dell'integrazione perfetta, fermo restante il mantenere la propria identità e la propria integrità. Cioè questo è. Ma questi argomenti, che poi questi momenti dovrebbero essere lo spunto per creare dei tavoli di lavoro, perché se no poi fine a sé stante facciamo questo bagno di emozioni, facciamo questo che comunque fa sempre bene, voglio dire. Però poi bisogna comunque scusate. Bisogna comunque poi proseguire in questi percorsi ed è quello che sta cercando di fare una piccola associazione nata anche da travagli, da quelle che sono poi le disfunzioni che anche il mondo associativo, come il mondo politico, come il mondo, perché tutto ha perso di vista il motivo per cui nasce nel nostro sistema. Cioè, voglio dire, un ospedale ha perso di vista il motivo per cui nasce, così come tutto. Allora c'è in questa confusione che non c'è nulla di individuale, perché io penso che se noi prendiamo i soggetti individualmente, anche chi opera all'interno di tutta questa disfunzione ha i buoni propositi da buon padre di famiglia. Il problema è cercare di capire proprio come fare per far invertire questa tendenza, invertire questo modello. E sicuramente questi borghi piccoli sono molto più semplici. Perché? Perché far girare una formica è molto più facile che far girare un elefante, voglio dire. Perché far girare il sistema intero e fargli invertire rotta un sistema intero è una cosa quasi impossibile. Cioè, quello che diceva il presidente della provincia, che è un fenomeno inarrestabile lo spopolamento, è chiaro, è inarrestabile, ma forse per un lungo lasso di tempo di poca attenzione. Cioè, nel senso, è chiaro, e se uno si accorge adesso diventa inarrestabile. Però questi e sono questi i momenti attraverso i quali dovremmo incominciare proprio a creare un concerto tra chi opera nel territorio. Perché qua paradossalmente sta succedendo che chi ha voglia di fare qualcosa viene visto come la persona che proprio non deve farlo. C'è proprio il sistema che sta educando a questo, voglio dire. E questo è drammatico questo. Cioè qua stiamo parlando del vero dramma. Io lo intravedo e parlo da padre di famiglia e da persona che. Di buona volontà, io mi definisco tale perché ho un mio percorso alle spalle che mi fa dire questo. Cioè, quindi c'è, e le cose da fare sono davvero tante. Il potenziale che c'ha la nostra terra, dal Pollino all'ultima punta Regina, per quanto riguarda il clima, il paesaggio, la storia, l'archeologia, la mitologia, ma abbiamo argomenti che potremmo suggestionare agli animi più insensibili. Noi potremmo vivere, come dico sempre, io vendendo emozioni. È un patrimonio grandissimo. Però noi 2 milioni di persone potremmo vivere tutti di rendita. E quindi c'è la mia piccola associazione sta cercando, è nata proprio con un progetto preciso per avvicinare chi produce a chi consuma. Perché noi abbiamo un dramma oggi nel sistema globale, perché anche la globalizzazione noi la stiamo subendo, non la stiamo vivendo. Cioè, diventiamo consapevoli anche di questo. Abbiamo un dramma che si chiama speculazione. Quindi la speculazione si intrappone sempre fra due soggetti, tra chi produce un prodotto, un servizio e chi lo consuma. Allora, questi due pilastri, che sono i pilastri reali del sistema sociale, sono costretti a sopportare questo ponte di speculazione che, secondo noi, di Federterra è destinata a implodere per un fatto fisiologico. Perché? Perché si stanno allontanando troppo.
che non è solo nell'agroalimentare. Noi ovviamente abbiamo iniziato a parlare di agroalimentare anche perché stasera il tema è quello, ma qualsiasi esso sia il prodotto o il servizio che arriva sui mercati arriva già dopo una a partire dal denaro. Se la BCE lo dà allo 0%, le banche in Italia, se te lo danno, te lo fanno pagare il 10%. E qua dobbiamo intervenire, ma non può intervenire Francesco o un'associazione con 200, associati. Qua è il sistema paese che deve intervenire, perché è chiaro, se no poi lo spopolamento è frutto di questo non supporto da parte finanziaria o da parte dei sistemi per avviare. Ovviamente a questo deve seguire poi un'attenta valutazione delle cose da fare, perché farle e chiudere quel concetto di filiera che purtroppo da noi è sempre stata solo una parola. E non c'è stata mai un'operazione di marketing congiunto territoriale, prodotto e territorio, perché noi abbiamo questa grande possibilità. Noi potremmo avviare il nostro, le nostre azioni di marketing già con le persone che vengono a trovarci. Cioè già lì è una grande azione di marketing che potremmo fare. Associare il gusto al territorio, perché ce l'abbiamo questo vantaggio. Con 700 km di costa, siamo una montagna in mezzo al mare, abbiamo anche questa, però vanno fatte delle operazioni congiunte, ripeto, un marketing territoriale serio con il concetto di filiera e il rispetto della dignità di chi lavora. Perché questo vuol dire, il fenomeno del caporalato, cari signori, non è un fenomeno che nasce, perché il caporalato non è in altri posti? Dove uno ha un prodotto che è valorizzato, ma io vivo a Trepisacci in mezzo a 25.000 ettari di agrumi, vogliono pagare gli agrumi a 10 centesimi e come fa quello a pagare un operaio a 50 euro al giorno? E poi vai in un mercato qualsiasi e trovi gli agrumi a 3 euro al chilo. Signori, da 10 centesimi a 3 euro, vorrei capire un po' io, ma è solo uno dei tantissimi esempi che si possono fare. Però ripeto, non voglio dilungarmi a fare esempi perché sennò qua faremmo troppo tardi. Quindi io ripeto, colgo l'occasione per avviare, cedendo anche l'incarico al sindaco, perché è una persona sensibile a questo argomento. Io ho avuto modo di conoscerlo, lo sto affiancando anche nel cercare di ideare qualche progetto nel territorio di sua competenza, ed è sensibile. Quindi diamogli questo compito, affidiamogli questa missione, ecco, di riconcertare, di riproporre questa, non solo una volta l'anno, ma magari con delle cadenze bimestrali, anche per vedere dove siamo arrivati come potremmo poi portare avanti questi programmi, con la speranza che può nascere, perché mi ripeto ancora una volta, bisogna partire da questi piccoli borghi. Oggi bisogna partire dal piccolo centro per avviare quel cambiamento di cui l'uomo ha bisogno. Magari non lo sa, però ne ha bisogno. Magari non lo sa, nessuno forse sa, però ci sono dei momenti, ci sono delle esperienze nella vita che ti accorgi che sono importanti solo dopo che le hai fatte. E avviare il cambiamento è una di quelle, e anche per chi è dopo di noi, e quindi abbiamo anche l'obbligo di fare questo. Io ringrazio ancora una volta tutti quelli che hanno dato la possibilità di fare questa manifestazione, ringrazio tutti quanti voi e auguro una buona serata a tutti quanti. Grazie al Presidente Pellicori. Il sindaco è riuscito a fare una promessa di matrimonio in 10 minuti. È successo, stasera ci sarà un terremoto. Sarà terremoto, conoscendo i suoi tempi. Allora, proseguiamo. Ovviamente prima il sindaco accennava al cammino religioso di San Francesco di Paola. I pellegrini sono passati ieri, hanno toccato, diciamo, la nostra comunità, dal quale sono ripartiti questa mattina. E questo splendido cammino di 3 giorni, abbiamo avuto l'onore di essere menzionati, grazie a questo cammino, nella guida Cammini di Calabria del Touring Club, una conquista per una comunità piccola come la nostra. Ovviamente ciò è stato possibile ad una persona foriera di idee quale Raffaele Riga, al quale ovviamente mi stringe un rapporto di affetto, perché stiamo crescendo assieme, stiamo invecchiando assieme, e faccio ovviamente parlare lui perché ha sempre, diciamo, tenuto la platea in maniera splendida con le sue idee.
è stimolato anche perché ogni volta, ad ogni convegno, c'è sempre un appunto che viene fatto, al quale noi cerchiamo di migliorare nelle successive edizioni. Stavolta è il presidente Iacucci che mi offre la possibilità, perché parla di abbandono. Presidente, devo naturalmente rifarmi a esempi di non abbandono che ci sono in Calabria, anche se piccoli. Mi riferisco a borghi che hanno a che fare con Touring Club, Bandiera Arancione, mi riferisco a Civita, dove addirittura, non so se lo sapete, ci sono più di 15 B&B.